Mai più peccati di presunzione. Il pesante rovescio di Taranto è stato figlio di un atteggiamento completamente sbagliato. Se non pareggi la carica agonistica dell'avversario, soprattutto pensi di aver vinto una partita prima di scendere in campo, la sconfitta è più o meno una logica conseguenza. Contro il Monopoli non si potrà sbagliare, c'è un terzo posto da difendere. Al termine della stagione regolare restano solo due gare. Come anticipato, out Rafià, affaticamento all'adduttore. Il Franco tunisino non verrà rischiato, altresì indisponibili Crescenzi per squalifica, gli infortunati Plizzari e Vergani. In compenso rientrano Brosco e Milani, completamente recuperati, reduci per così dire dall'influenza, Cancellotti, Germinario, Delle Monache e De Sagus. Il probabile 11 sommariva tre pali, in difesa Cancellotti, Brosco, Mesic e Milani. A centrocampo verosimile il rilancio dopo quattro panchine consecutive di Luca Mora nel triangolo completato da Palmiero e Craia. Davanti non al meglio, ma ci sarà Davide Merola con l'ex Foggia, Lescano e Colai. Dunque tridente confermato. Zeman. A me, ma io penso che siamo andati con la testa sbagliata sulla partita, nel senso che sembrava facile, quello che sembra facile è sempre più difficile. Non abbiamo giocato quello che dobbiamo giocare, è già solo che abbiamo fatto 400 passaggi più dell'avversario, dà un significato. Io sono contro il possesso, e invece abbiamo giocato solo su possesso, senza mai affondare. Monopoli settimo in classifica, in piena zona playoff, più 5 sul Latina, meno 5 della coppia Picerno-Cerignola, poche chance dunque di migliorare l'attuale posizione, ma i pugliesi sembrano davvero rigenerati dalla cura Ferrari, già vice di Pancaro, esonerato dopo il KO interno col Giuliano, in precedenza di Beppe Scienza, sempre a Monopoli nel biennio 2018-20. Due vittorie di fila contro Latina in casa e Potenza fuori, capitan Bizzotto squalificato, out il portiere Vettorel, Santaniello, Corti, Lex, Derisio e Bussaglia. Sistema di gioco 4-2-3-1, tre pali l'esperto Pisseri, compagno di squadra di Colai lo scorso anno in B nell'Alessandria. In difesa Viteritti, Moulet, De Santis e Lex Pinto. Se così fosse, panchina per Drudi e Fornasier. Esterni di centrocampo Rolando e Giannotti. In mezzo il tandem di mediani Vassallo Ammelili. Tra le linee Manzari, 8 gol alle spalle di Rita, miglior marcatore del Monopoli con 9 centri. Organico attualmente privo di una prima punta di ruolo. Giannotti potrebbe anche fungere da mezzala, in tal caso 4-3-2-1 con Manzari e Rolando nella terra di nessuno, a ridosso di Starita. A me è una squadra che cerca di giocare il proprio calcio, poi a volte giocano a 5, a volte giocano a 4, bisogna vedere che scelte faranno domani, ma per noi dovrebbe essere ininfluente. Ce la giochiamo sapendo che ci stiamo giocando il campionato. C'è la voglia, poi bisogna anche metterlo in pratica.